Salve e benvenuti in questa nuova puntata dell'elettronica spiegata da cani. Oggi continueremo a vedere i bigetti. Ah, e se non l'avete fatto, andate a vedere la prima parte o non capirete molto di questa puntata. Ma ad ogni modo, questa volta vedremo i bigetti come amplificatori. Un argomento fondamentale in elettronica, ma anche allo stesso tempo molto complesso. Per questo cercherò di trattarlo in maniera molto semplificata e dal punto di vista molto più pratico, cercando di creare un amplificatore audio. Ma ovviamente dopo la sigla. Devo dire che non è la mia passione creare amplificatori, almeno con i transistor, ma è un argomento fondamentale e che ha permesso alla nostra tecnologia di progredire ed è giusto fare questo video e trattare anche questo argomento. Penso che la maggior parte di voi, pensando a un amplificatore, verrà in mente questo, l'amplificatore audio. Quindi ho pensato, perché non creare proprio un mini impianto audio per capire meglio a cosa serve e come funziona l'amplificatore? Che cos'è che vuoi fare un impianto audio? Beh, praticamente un piccolo impianto formato da un microfono dal valore di ben 2 euro che diciamo farà da nostra fonte del segnale d'ingresso. Un unico transistor come amplificatore e un piccolo altoparlante da mezzo watt che avevo recuperato molto tempo fa da qualche apparecchiatura. Insomma, tutti componenti di una certa qualità. Beh, ma verrà fuori una schifezza? Beh, ovvio! Cosa ti aspettavi? L'amplificatore che faremo oggi sarà solamente a scopo didattico. Non aspettatevi un impianto hi-fi. Capirete anche voi ben presto che progettare un buon amplificatore nella realtà non è così semplice e richiede tantissimi accorgimenti, soprattutto se si parla di BJT. Quindi non venite poi a scrivermi ma non si fa così, bisogna tenere conto di questo, di quello, calcolare questo. Sì, lo so. È un video semplificato, prendetelo così. Diciamo che ormai esistono anche modi un po' più semplici ed efficienti per creare amplificatori, come per esempio utilizzare degli operazionali o integrati già belli che pronti. Ma sono tutte cose che vedremo più avanti. Comunque, tornando a noi, il microfono mi era sembrato perfetto come fonte audio. Infatti, non so se lo sapete, ma oltre al fatto che esistono tantissimi tipi di microfoni che si basano su principi di funzionamento completamente diversi, normalmente i segnali generati sono molto deboli e praticamente inutilizzati se non amplificati. In pratica, non pensate di poter attaccare direttamente il microfono all'altoparlante e sperare di sentire qualcosa. Ok, ma sono 2 ore che parli e non ho ancora capito cosa sono questi amplificatori. Beh, in generale possiamo definire amplificatore come un circuito che, dato un segnale in ingresso, verrà in uscita moltiplicato per un certo valore, chiamato guadagno. Per tornare proprio al nostro esempio, l'amplificatore audio prende un segnale debole in ingresso, lo riesce a amplificare e renderà abbastanza potente da azionare anche gli altoparlanti più grossi. Cosa che non avremmo mai potuto fare con la sola fonte iniziale. Come amplificatore, noi useremo un TIP 122, un BJT Darlington, e sarà proprio quest'ultimo ad amplificare e adattare l'impedenza del segnale del microfono per poter pilotare il nostro piccolo altoparlante. Ok, ma come dobbiamo collegare questo transistor per fare un amplificatore? Beh, in realtà ci sono tantissimi modi, ma ho scelto la configurazione ad emettitore comune, secondo me la più semplice possibile. Infatti ci basteranno un paio di resistori e ta-da! Il gioco è fatto. Anche se per la verità questo schematico non è generalmente molto utilizzato come amplificatore, perché come vedremo è poco efficiente, dipende da tantissimi fattori esterni, ma per il momento facciamo finta di niente. Ma perché ci serviranno questi resistori? Il BJT non è un amplificatore comandato in corrente, quindi non dovrebbe amplificare già da solo. Beh sì, ma questi resistori ci serviranno per polarizzare correttamente il nostro transistor in DC. Diciamo che aiuteranno per farlo lavorare nella zona attiva ed evitare di far andare in saturazione d'uscita. Cos'è che dobbiamo fare? Effettivamente non è un concetto semplice da capire inizialmente, ma proviamo a ragionare in tensione. Ora sappiamo che il transistor non potrà mai andare oltre il voltaggio di alimentazione
e sappiamo anche che il nostro segnale audio di ingresso, che per semplificare possiamo disegnare così, è alternato. Questo potrà essere riprodotto in uscita, diciamo muovendosi solamente dentro al nostro range DC, quindi al massimo potrà avvicinarsi alla tensione di riferimento o al voltaggio massimo di alimentazione. Tutto quello che eccederà questi limiti verrà ovviamente perso, rovinando il nostro segnale audio. Ora, se analizziamo il circuito, la nostra uscita è collegata al tracollettore ed emettitore. E per sfruttare la massima amplificazione, viene spontaneo pensare che per non rischiare, diciamo, di tagliare, o per dire meglio clippare, il segnale, il collettore deve essere posto a metà della tensione di alimentazione. Però polarizzarlo e quindi, diciamo, dargli il giusto bias non è la sola cosa che può clippare l'audio. Infatti un discorso simile lo possiamo anche ritrovare nell'amplificazione. Anche se il segnale è centrato, un'amplificazione troppo elevata porterà a rovinare l'uscita. Ok, ma come faccio a polarizzare nel modo giusto il transistor? Beh, in realtà non è così difficile. Sapendo che il collettore deve essere a metà della tensione di alimentazione e diciamo che vogliamo fargli scorrere qualcosa come 100 mA, sappiamo che l'altra metà dell'alimentazione sarà su RC. Quindi avendo un'alimentazione 5 volt, se facciamo 2.5, qui metà dell'alimentazione, diviso 0,1, la corrente, troviamo 25 ohm, che porterò a 22 per utilizzare il valore più vicino che avevo in casa. Già da questo primo calcolo potrete già intuire perché ho detto che questo amplificatore è poco efficiente. Se ci pensate a riposo, questo amplificatore, ovviamente escludendo per il momento il consumo della corrente, della base, visto che è molto piccolo, richiederà circa mezzo watt dalla nostra alimentazione solamente per stare acceso. Insomma, uno spreco. Beh sì. Ma tornando a noi, ora ci manca da calcolare solo RB, che potremo ricavare facilmente sapendo che la corrente di base è quella di collettore divisa l'HFE del BJT. Quindi, con questa semplice formula, V di alimentazione meno la VBE diviso la corrente di base, che non sarà altro la corrente di collettore diviso l'HFE, troviamo RB. Ma l'HFE non è un valore fisso, può cambiare anche di molto da transistor a transistor. Sì, hai ragione. Per questo ho messo il potenziometro al posto di un resistore fisso. Infatti, regolandolo, potremo adattare il valore resistivo a seconda dell'HFE del BJT che stiamo usando, portando la tensione VCE esattamente a 2,5 volt. Ma perché hai messo un condensatore in ingresso e in uscita? Beh, quelli li ho messi per fare in modo che possano passare solo segnali AC. Infatti, come prima cosa, non vogliamo che in ingresso ci sia un'altra componente DC a influenzare la polarizzazione. E in uscita, effettivamente, un segnale continuo può rovinare o comunque far lavorare peggio il nostro povero altoparlante. Dopotutto, abbiamo appena visto che nella nostra uscita è già presente di base una componente DC, per capirci i nostri 2,5 volt che abbiamo appena impostato. Ma basta in due e finalmente ecco il nostro piccolo impianto a funzionare. Questo è il rumore dell'altoparlante. Ovviamente fa un po' schifo questa robetta così. Ma la fonte audio può essere anche qualcosa di diverso da un microfono, per esempio un lettore MP3. Ma che schifezza! Beh, te l'avevo detto già dall'inizio. Poi, senza contare che questo circuito è dipendente non solo dalle caratteristiche del BJT utilizzato, ma anche dalla temperatura e tantissimi altri fattori. Non abbiamo parlato di eventuali auto-oscillazioni, non abbiamo parlato di filtri che ci potranno essere applicati, non abbiamo parlato dell'intensità del segnale di ingresso che dovrà tenersi entro certi valori, per non parlare poi che mi ho risparmiato nell'analisi dei piccoli segnali. Insomma, mancano tantissime cose per riuscire a completare un vero e proprio amplificatore. Comunque, per questi motivi, diciamo, nel tempo si sono trovate varianti un po' più stabili, come questa, questa, questa e così via, per rendere sempre più robusti e meno dipendenti da fattori esterni i nostri amplificatori. Ora potete capire perché odio fare amplificatori, hanno mille problemi da tutte le parti e più cerchi di sistemarli e renderli stabili e più questi portano altri problemi. A parte gli scherzi, direi che per oggi abbiamo fatto anche troppo.
Spero che questo semplice video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se è stato chiaro, vi è stato utile o se avete dei dubbi. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale, accendere la campanellina e condividere il video. Tutte cose per voi gratis che a me invece potranno aiutare molto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!